E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Quando tra i capelli un po' d'argento rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme? Un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga, provi a ragionare, fai l'indifferente fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Maledetta sera, e raccogli i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti che non l'aspettavo, non me l'aspettavo. Che emozione, che emozione, mamma mia. Che bella la vita quando che bella, sono che bella la musica, che bella la e musica. Tu ne sai molto, che molto, bello molto. Massimo, compositore, autore, ragazzi, cavaliere del lavoro al merito della Repubblica. E pensate che da ragazzino gli proibivano di mettere le mani sul pianoforte. Sì. E beh, ma è un suicidio questo, perché? Era chiuso a chiave.
perché non volevano che lo toccassi. E mio padre era molto geloso del suo pianoforte, poi loro erano insegnanti di musica. Ah. E quindi non volevano che io affrontassi il percorso della musica, che è pieno di pericoli, no? Perché una vita, cioè, ti dicono, non ti puoi fare una famiglia, non è un lavoro. Al contrario, i Troisi dicevano, fatta una famiglia. A te dicevano, non puoi fare questo. Allora era chiuso a chiave. Perché nasce così. Nasce io non così. Lo potevo suonare. Questo pianoforte chiuso. E quando hai capito, in effetti, che poi questo era la tua vita, cioè la musica, il pianoforte? Allora, io l'ho capito in due, ci sono due momenti. Primo, quando ho scoperto dove era nascosta la chiave. Io avevo 5 anni. La famosa chiave, l'hai trovata. Ho aperto, ho messo giù una nota sola, ho detto, ma questa è una meraviglia. È la mia vita. E poi è stato il giorno del mio 21esimo compleanno, quando ho fatto il mio primo concerto importante a Napoli. Ma pensa. Davanti a un pubblico di 5 persone. Ah, questo l'ho sentito in un'altra, sì, in una tua intervista. Sì. 5 persone. 5 persone. Adesso io dico, a me non mi è mai successo, lo confesso, ma sono esperienze. Non ero, 5, insomma, invece di 200 ce ne saranno 20, 40. Ma come ci si sente con 5 persone? Ragazzi, guardate, è una cosa terribile. 5 persone, ma poi alla fine quelle 5 persone fanno 5.000 persone, perché... Allora, no? Senti Massimo, no, dimmi. Ho capito la cosa più importante della musica quella sera, che non è una questione di numeri, no, perché noi diamo il cuore, queste 5 persone mi danno il cuore e loro sono infinite, non c'entra niente che sono solo 5. Ma è così. Poi 20 anni dopo Napoli mi ha regalato Piazza del Plebiscito completamente, che meraviglia, piena, che con meraviglia, il pianoforte, che però io quella sera... Sì. Io quella sera ho capito che la musica era la mia vita, perché mi hanno dato una emozione, una gioia talmente grande che proprio ancora me la porto addosso. Che meraviglia. Senti, tu oggi suoni veramente in tutto il pianeta, o quasi. Ma quando sei in camerino, come succede sovente a noi che facciamo questo mestiere, che stai lì davanti allo specchio, che stai preparandoti, magari davanti a un caffè o una camomilla, non so, un toglie, io piglio un caffè, mi pure una sigaretta, insomma, comunque, e stai lì, ti guardi allo specchio e dici, ma chi m'ha fatto fa? Ma non potevo cambiare mestiere, perché incomincia a salire l'ansia, la paura, tutte le certezze vengono a mancarti, perché affronto il pubblico, anche se sono anni e anni e anni che affrontiamo, io sono molto più di te, perché ovviamente ti ho detto quanti anni sono che faccio questo mestiere, sono 55 anni, per cui, insomma, prima che tu nascessi. Eppure quando stai lì dici, ma perché? Perché? Chi me l'ha fatto fare? Potevo fare il cameriere, potevo fare il pizzaiolo, quello che facevo una volta, il ragazzo del bar. Ecco, a te ti vengono queste paure? Sì, mi vengono. E infatti io se no non saresti umano. Io vorrei approfittare della tua presenza, del tuo carisma, proprio per chiederti, ma come si fa ad affrontare questo come si fa? L'ansia. Come si usa dire oggi, the show must go on. All'epoca mia questa frase non c'era, questo concetto. Sì. Poi si apre il sipario e comunque ti trovi lì e dici, non posso tornare indietro, devo andare avanti. E per cui si apre il sipario, bisogna andare avanti. Come nasce la tua musica? Io devo dire, ci ho provato a studiare il pianoforte, ma sono, non si posso dire la parolaccia, comunque sono negato, ma... Questa cosa mi fa così incazzare, perché io amo il pianoforte, amerei suonare il pianoforte. Io metto gli accordi, chiamo il mio pianista Flavio, che sta lì, faccio, mi dai gli accordi di questa canzone perché devo fare un video per mandare sui social. E mi incazzo, perché mi piacerebbe svolazzare, non dico alla leve, ovviamente, non mi permetterei mai, ma qualche accordo, una notina in più, invece tric, trac, tric, sol, fa diesis o mi bemolle, non so. Come nasce la tua musica? Allora, da cosa nasce? Come la mia musica nasce dall'ansia. Io ho un'ansia dentro che non ti posso proprio raccontare. Stai davanti a me, davanti a un amico che ti vuole bene, che sì, ti vuole bene. Io sono sempre ansioso, sono sempre quest'ansia. Buona camomilla, buona camomilla. Sì, mi facessi qualcosa pure. Sai, allora che cosa faccio? Io scrivo la musica, perché questa musica mi permette per un attimo di respirare, mi permette di uscire fuori da questa ansia. Tutta la mia musica parte dal buio e cerca una luce, tutta. Che meraviglia. Tutta la mia musica. Ed è questo... E la trovi la luce però, La so, sì. Sei privilegiato. E allora, sai che c'è? Tutti gli ansiosi,
tutti quelli che sono che si sentono inadeguati, sono tutti amici miei, tutti si riconoscono. Si riconoscono. Si riconoscono. Beh, vedi, sei proprio in famiglia, qui sei in famiglia. Senti, un'altra cosa che non so dove ho letto o chi mi ha detto, non so se è una leggenda metropolitana. Tu componi senza pianoforte. Sì, sì. Un po' come Mozart quando ha composto... Ah, non facciamo i paragoni, dopo si arrabbia. No. A parte che è stata un'ossessione dei miei insegnanti di composizione durante lo studio della composizione, che dura 10 anni, di tirarmi fuori dal pianoforte per cercare di scrivere musica senza lo strumento. E come si fa? Piano piano, con la mente, piano piano. Cioè, con il pianoforte coperto, non so. Sì, no, proprio senza. Senza carta e penna. Allora io scrivo i brani per pianoforte e senza il pianoforte. Poi quando vado al pianoforte per suonarli mi accorgo che sono difficili. Ma chi me l'ha fatto fare? Allora, a questo punto facciamo, come ho detto prima, un mestiere meraviglioso. Tu sei un grandissimo compositore, musicista e l'ho detto, cavaliere al merito della Repubblica. Però mo, a parte perdere l'amore, noi vogliamo sentire Giovanni Allevi. Va bene, allora guarda, che ci fai? Siccome il Natale proprio ci avvolge. Ah, facciamo gli auguri a tutte le persone che ci stanno guardando. Buon Natale a buon tutti Natale quanti, a tutti. Buon Natale a tutti. Allora voglio suonare una mia versione di un famosissimo brano natalizio, famoso soprattutto nei paesi di lingua spagnola, quindi Sud America, così, ed è Feliz Navidad. Ah, bellissima. Dai. Okay. Allora, ti annuncio, Giovanni Allevi in Feliz Navidad. Grazie. Dai. Grazie. Grazie Massimo. Grazie. Evviva!